Perfetto. Buonasera gentili telespettatori, ben ritrovati sul video di Teleromagna, ben ritrovati a una nuova, bellissima, speriamo, ma lo è sicuramente già adesso per noi, stagione di pallacanestro, campionato di Serie A2 2014-2015 e che ed è veramente bellissimo ritrovarvi tutti qui assieme a me, assieme alla Fulgor Libertas Forlì nuovamente in A2 Gold e dopo un'estate lunghissima, sudatissima mi viene questo termine, anche se non parliamo certo di meteo ma di tutto quello che è accaduto nell'estate dei canestri forlivesi, è un piacere immenso ritrovare qui al mio fianco come ai bei tempi anche Riccardo Romualdi, che saluto subito. Ciao Rom. Ciao Paso. Allora la Fulgor Libertas si torna a casa, ritrova Paso con scarsissima modestia i suoi telecronisti principali, insomma, voglio dire che non è che siamo qui a pettinare le bambole. Prima di cominciare, manca un minuto e mezzo all'inizio di questa partita, chi vedrà questa partita sa perfettamente che Becirovic non c'è, causa mal di schiena, ovviamente invece sono tutti gli altri e gli altri sono davvero tanti. Antonutti, da quello che ci risulta qui nei minuti prima della partita, sarà della Fulgor Libertas da qui a breve. Noi prima di cominciare vogliamo fare un carissimo, ma veramente carissimo saluto a chi quest'estate ha lavorato per chi, perché tutta questa cosa qui, il Fulgor Libertas, la Fulgor Libertas, i giocatori, questo pubblico, la città, non fosse parte di questo gioco. Ecco bene, invece ci siamo, siamo ancora qua, la Fulgor Libertas torna televisivamente a casa, c'è, ci sarà Becirovic, intanto c'è Zizic, Abbott, Saccaggi, Carretto, insomma c'è tanta roba, c'è Pasini e Rom al microfono, una grande stagione ci aspetta e vi assicuro che saremo davvero, davvero attenti a quello che succederà dentro la Fulgor Libertas. E come avete visto anche dai LED luminosi a bordo campo qui al Palafiera, è la stagione dell'alza la cresta, Fulgor Libertas, nome vecchio ma tutto nuovo in società, a partire proprio dalla proprietà che, come tutti voi appassionati di basket, ma direi anche non, a Forlì e in Romagna sapete, ora fa capo alla coppia Massimiliano Boccio, Mirela Chirisi. E che coppia, e direi. È una coppia di cui parleremo tanto, non solo oggi. E tutto nuovo con Alberto Bucci direttore generale, con Alex Finelli allenatore, con Lino Frattin direttore sportivo, tutti nomi che per voi che conoscete, masticate pallacanestro, non vi sono affatto nuovi, e con la squadra che vi ha appena citato il nostro Rom, capitanata da Matteo Frassinetti, forlivese doc di ritorno dopo quella finale incredibile che io e Riccardo commentammo contro la Fortitudo Bologna. 4 anni di assenza dalla Romagna a vincere, anche se con un ruolo molto marginale, l'Euro Challenge con Reggio Emilia l'anno scorso, e Frasso è di nuovo dei nostri. Le due squadre stanno scendendo in campo, Fulgor Libertas oggi alla seconda casalinga affronta la Moncada Fortitudo Agrigento, ma prima minuto di raccoglimento, scomparso l'arbitro internazionale di pallacanestro Cagnazzo nei giorni scorsi e proprio sabato, ieri, per noi che siamo in diretta, è morto anche il presidente dell'Ente Fiera, Pier Antonio Nannini.
l'applauso del pubblico del Palafiera. Una notizia, quella di ieri notte praticamente, ci ha colto all'ora di cena della scomparsa di Pierantonio Nannini, presidente della Fiera, dopo settimane anche abbastanza convulse nei rapporti tra la Fulgor Libertas e appunto la società che detiene assieme al comune ovviamente la gestione di questo impianto. Intanto i due quintetti in campo, c'è già una sorpresa in chiave Fulgor Libertas. Di Becirovic abbiamo detto, è qui davanti dall'altra parte del campo nella nostra postazione di fianco a Antonutti che ha la maglia della Fulgor Libertas. Questo per far ben sperare, dicevamo, la prima sorpresa è Carreletto in quintetto al posto di Abbott insieme a Saccaggi, Frassinetti, Zizic e Bruttini. Dall'altra parte Chiarastella, Lex, Piazza insieme a Giovangelisti e i due stranieri, insomma Williams e Duzzischi. Prima palla proprio per la squadra siciliana. E la gioca forse il leader offensivo, ovvero Evangelisti, della formazione di Franco Cianni. La palla poi sotto per Chiarastella. Evangelisti prende il tiro dalla lunga distanza, lo sbaglia, il rimbalzo di Lorenzo Saccaggi, che curiosamente oggi giocherà contro il fratello Andrea. Vedremo poi, ci saranno occasioni per marcarsi l'un l'altro, anche perché Saccaggi Lorenzo oggi in campo ci starà non poco. Fischio degli arbitri lontano dalla palla. Ricordiamoli, i direttori di gara sono Gagliardi, Rudelat e Grigioni. Primo fallo di Duzzinski, che essendo un rookie viene da Holy Cross, oggi contro Zizi c'è un compito difficilino. Mani piene intanto per Carretto, per Frassinetti. Saccaggi, che come lo sappiamo è l'unico superstite dell'annata scorsa, intanto Carretto segna i primi due punti. Saccaggi che ha ovviamente tanta voglia di riscatto, visto che la scorsa stagione è stata una stagione a dir poco non felice. Diciamo che torna in un contesto, mentre vediamo Evangelisti buttarsi dentro e andare a depositare il canestro del pareggio 2-2. Diciamo torna un po' in un contesto di squadra Rom che ricorda la Pistoia con cui vinse il campionato, ovvero con tanti giocatori di qualità in cui lui può essere, diciamo, un collante. Ora però, in assenza di Antonutti e Becirovic, deve essere anche protagonista in campo. Intanto altro fallo ed è ancora di Duzinski. Secondo fallo del rookie. Zizic, come dire, gli ha messo il grambiolino, ha acceso il pullman e l'ha portato a scuola. Sì. Due falli in un minuto e 18, potrebbe andare meglio, via. Anche perché poi in panchina non è che ci sia tantissimo sotto canestro, c'è il giovane Quintino De Laurentiis. Beh, deve essere un po' un problema detto per Ciani. Obiettivamente sì. Intanto però palla riconsegnata a Piazza con l'attacco della Fortitudo Agrigento. Proprio Duzinski cerca di farci vedere, ecco qui il duello contro Bruttini. Duzinski prova ad avvicinarsi a canestro, non c'era doppio su di lui, ci va adesso Frassinetti. Duzinski sente il contatto fisico, tira una mozzarella e poi c'è il fallo sulla tre quarti campo, potremmo dire, di Piazza su Frassinetti, lanciato in contropiede. Ultimo uomo, qui sì. Ci sta, oh, se cartellino. Non il rosso, il giallo, eh? Sì, sì. Qui ultimo uomo. Si disinteressa del pallone, sì, come, sì, come si direbbe in questi casi. Sì, sì. Intanto notavo una cosa, che mentre in difesa Duzinski, che è il 5, marca Zizic, nella parte opposta è Bruttini che marca il 5 e, come vediamo, dall'altra parte è il 4, cioè Chiarastella che marca Duzinski, quindi ha marcature inverse. Intanto la palla è a Piazza, che durante la presentazione abbiamo visto che non è un ex rimpianto, diciamo così, via. Piazza a far coppia con Toto Forrai nel primo anno di Forlì in Lega 2, andò male, alla fine partirono entrambi Rom, ci ricordiamo. Sì, diciamo che Piazza non ha fatto della simpatia una ragione di vita, diciamo così. Intanto Saccaggi in angolo per Carraretto, infrazione di passi per il pluriscudettato di Siena, con indossa oggi scarpe che si vedono da qui a San Mercuriale di un colore giallo titti. Ti piacciono, sì, ti piacciono. Sì, sì, io sai che sono amante sempre delle cose un po' fuori dagli schemi abituali. Non è che anche i laccetti delle scarpe di Piazza, sì, insomma. Che adesso va dentro, lancia, appoggia il tabellone, sbaglia, il rimbalzo lungo, controllato da Frassinetti. Cavalca il capitano, si ferma, poi prova a destreggiarsi sulla linea di fondo. Sontuoso qui Frassinetti per il 4-2 Forlì. Frasso, che nella prima partita ha avuto particolari difficoltà, adesso ovviamente a casa sua davanti al suo pubblico vuole il riscatto, così come dall'altra parte vuole lanciare messaggi Bruttini, che durante l'estate è stato così un pochino soggetto di critiche a oggetto della sua condizione fisica. Adesso però Bruttini, che è un difensore vero, mette in difficoltà l'attacco, si ritorna in attacco con Carraretto, arresto e tiro ed è due punti
i primi due punti per l'ex Siena, che con la mano non aveva avuto grandissimi problemi. Eh sì, stile perfetto di Marco Cararetto, quarto punto della sua partita, più 4 Fulgo Libertas, 6:42 alla fine del primo quarto. Penn Darvis Williams attacca, poi deve riuscire per Chiara Stella, si va da Piazza, esce forte ma commettendo fallo Bruttini. Comunque Agrigento sta trovando difficoltà davanti a una difesa forlivese tonica, veloce, intensa, come volevamo fosse fin dalla palla 2 di questa prima partita casalinga. Occhio ai falli, perché è vero che la panchina d'Agrigento è corta, ma senza Becirovic e senza Antolutti non è che la panchina forlivese sia estremamente lunga. Intanto Evangelisti fa il suo mestiere, quello di tirare, questa volta sbaglia, ma non ne farei, diciamo così, una garanzia. Insomma, lasciare 2 metri ad Evangelisti non è mai stata una grande scelta. No, 42% l'anno scorso a Torino, giocatore Evangelisti che ha collezionato 3 promozioni dalla cadetteria alla Serie A con Rieti, Trapani, appunto Torino, giocatore espertissimo che contro Furia ha giocato mille volte. Frassinetti in angolo, la tripla, sbaglia il frasso, ma c'è la lotta rimbalzo che vede prima Giara Forlì con una superazione di Andrea Zizic. Benvenuta Forlì, Andrea. Non c'entra nulla. Io lo dico adesso, siamo alla seconda giornata di campionato. Se Zizic ha 35 minuti, diciamo anche 31, nelle gambe, è in assoluto e senza ombra di dubbio il miglior lungo della categoria. È uno che potrebbe giocare abbondantemente 20 minuti come cambio in Serie A. Non giocava nel Maccabi campione d'Europa, però non dico che il livello è quello, però stiamo parlando di un giocatore totale per la Gold. Ma giocava anche a Sibona, lì i minuti sì, li faceva. Tanta roba. Piazza ancora a puntare la difesa, poi va in angolo, sempre da Evangelisti, Frassinetti. Ah, però. Lo stoppa e Saccaggi corre contro la difesa che non riesce a piazzarsi. Bella apertura per la tripla aperta, peccato non va, però costruito molto bene questo tiro dalla formazione biancorossa, con Piazza che va in arresto e tiro lo sbaglia, polveri bagnatissime per Agrigento che ferma i 2 punti iniziali di Evangelisti in penetrazione. Siamo a 5:25 dalla fine del primo quarto. Si cerca Zizic qui in comprensione con Lorenzo Saccaggi. Dicevamo di Piazza, ecco, se fossi lui non mi presenterei alle prossime elezioni come sindaco di Forlì, ecco, così. Visto la prima reazione del tiro, direi che non credo che prenda grandi voti. Non passa le primarie, no? Abbastanza silenzioso Penny Williams, che di solito è uno che fin dal primo quarto vuole la palla, sta cercando adesso ma nessuno se lo considera. Fatto sta che viaggia in mezzo alla partita. Fallo di Saccaggi. Occhio, perché Saccaggio è uno che se non entra dentro la partita, come sappiamo benissimo qui a Forlì, ne esce molto presto. Sì, oggi senza Sani Becirovic davvero hai 39 minuti e 59 secondi praticamente già scritti sul tabellino, quindi deve sapersi amministrare. Mentre c'è il primo cambio del match per la formazione siciliana, con l'ingresso in campo con scarpe arancioni che anche quelle mi fanno godere, da parte di Quintino De Laurentiis. Vediamo, prende proprio palla lui, appoggia al vetro, sbaglia, la palla danza sul ferro ed esce con il numero 13. È proprio appunto De Laurentiis, giocatore che già l'anno scorso militava in quella che è stata la vera grande rivelazione della Silver, con una cavalcata su Andy Vittori che forse in pochi avrebbero pronosticato la scorsa stagione. Tra l'altro una cavalcata che presupponeva che quest'estate ci fossero botti di mercato che poi non sono arrivati. Grande problema già per Finelli, secondo fallo di Bruttini dopo 5 minuti, entra Andreaus. Credo che già i piani partita siano abbondantemente saltati, perché da Saccaggio e Bruttini ci si aspettavano 32-35 minuti di campo oggettivamente. Eh sì, in assenza, ricordiamolo, anche di Antonutti, che speriamo di vedere al più presto indossare di biancorosso. Arriva Andreaus dopo la stagione la scorsa passata, anche gli in silver, a Ferrara. Un punto per De Laurentiis da tiro libero, 8-3 il punteggio, con Forlì che gestisce sempre con un Frassinetti davvero spavaldo. La palla nella sua penetrazione viene respinta dal ferro, non riesce però a correre. Piazza si riposiziona bene la difesa di casa. Chiara Stella contro Zizic, insomma, Chiara Stella, dai, via, dai, scarica. O De Laurentiis. No, vabbè, adesso non scherziamo, dai, su. Pare che Chiara Stella, quando ha visto Zizic, ha fatto come si fa il campetto, 2 palleggi e poi scarico.
però De Laurentiis è entrato bene in partita. Io non capisco bene Saccaggi perché non guardi il bersaglio Zizic, che non sa più come fare, fra un po' fa i segnali di fumo per farsi vedere. Tanto si gioca tutti sull'uno contro uno di Frassinetti, però è un attacco oggettivamente molto fermo, e quando l'attacco è fermo sappiamo purtroppo molto bene che Saccaggi va nel pallone. Esce Frasso, entra in assoluto l'uomo più atteso, ovvero Ty Abbott. Intanto vediamo il replay, beh, brutta palla persa questa da parte di Lorenzo Saccaggi, entra Ty Abbott, tanti applausi per lui alla prima vera partita, praticamente domenica scorsa a Patti contro Barcellona aveva ancora il fuso orario da smaltire, appena un allenamento e mezzo con i compagni, si cinturano Andre Haus e Chiara Stelle, il fallo è del numero 16 procurato dal forlivese Andrea Ricci, che in questa squadra ne ha messi parecchi, perché Frassinetti, Andrea Haus, Abbott, insomma. Sì, sì, tanta roba. Notavo che Abbott in questo momento ha come marcatura il giocatore più pericoloso, che è Williams, che nonostante in questo momento stia ai margini della partita è oggettivamente l'uomo da marcare. Abbott, che è considerato un difensore per quanto riguarda l'essere un attaccante, non l'ha dimostrato nella prima partita, però diciamo che può essere quello. Intanto Zizic, non avendo nulla da fare in attacco, se la cava molto bene in difesa prendendo il rimbalzo. È anche un difensore Carraretto, qui lo fa vedere su Evangelisti, in difesa fuori sta andando molto bene, in attacco però, come dicevi Romo, deve ancora ingranare. Zizic, ragazzi, Zizic, eccolo, guardalo sì. Zizic, eccolo. Ecco, giustamente servito, bravo, da Abbott. Eccolo, sono due ecco quello è fallo, ma nessuno lo fischia. Dopo, infatti, quello lì, insomma, puzza. Intanto De Laurentiis prende la Chiara Stella, scusatemi, prende la corsia di contropiede, servito bene da Piazza. Vediamo intanto il replay, ma una spinta, secondo me è evidente. Fallissimo. Pareggio intanto di Agrigento, Forlì però può rimettere il naso avanti immediatamente con Carraretto. Abbott si prende il tiro e lo imbuca. Dai Abbott, su, dai Abbott, su, che dobbiamo andare in Serie A, forza Abbott, dai che dobbiamo andare in Serie A, via. Dopo il pareggio Abbott si mette la firma per il nuovo vantaggio biancorosso, prende il tiro piazzato, cortissimo, Chiara Stella, che non è certo un giocatore noto per avere una mano fatata dalla media e lunga distanza. Qui lo fa vedere Saccaggi, Andrea Haus, Abbott. Abbott in questo quintetto obiettivamente deve prendersi iniziative, prova, va a cozzare contro la difesa, ma è fallo di Agrigento. Ecco, io non ne farei una questione di fisico. Se qualcuno pensa di intimorire o comunque di aggrapparsi ad Abbott, Abbott ti spazza via a questi livelli, sì, sì. Magari non sarà il giocatore più elegante che ci sia in attacco, ma se ne fa una questione di fisico e di atleticità, smaltito il fuso, non è Piazza o Chiara Stella che lo possono fermare, con tutto il rispetto per Chiara Stella, per Piazza un'attacca di meno, via. Diciamo Rom, gambe che possono ricordare quelle di Terence Roderick, sì. Fisico decisamente nella parte superiore del corpo massiccio, un giocatore che questa squadra dal punto di vista tattico serve come. Intanto Saccaggi sbaglia, si ritrova però il rimbalzo tra le mani, può rigiocarla lui. Applausi del pubblico a due minuti dalla fine del primo quarto. Ancora Lorenzo Saccaggi, 5 secondi per l'azione, perché dopo il rimbalzo d'attacco ora si resetta a 14. Altro pallone complicato per Zizic. È un Saccaggi che deve ancora registrare il feeling coi compagni, e proprio Finelli adesso lo richiama a rifiatare in panchina. Minuti da playmaker per Abbott. Sì, ho l'impressione che Becirovic avesse già in questo momento 4 assist su Zizic. Il pick and roll che sta in maniera magistrale offrendo Zizic a Saccaggi non viene mai portato fino in fondo. Ecco che Saccaggi torna in panchina e Abbott in posizione di playmaker. Intanto piazza, o meglio prova a piazzare la bomba, rimbalzo di Frasso che si allunga o prova a allungarsi in contropiede, buon rientro di Agrigento, una Forlì oggettivamente molto lenta nell'entrare nelle azioni in attacco. 18, 1-19 dalla fine, è un punteggio obiettivamente da inizio stagione e da inizio stagione di Forlì, quindi con tanti problemi ancora da risolvere. Abbott in controtempo sbaglia, poi fischio che dalla nostra posizione non riesco ancora a decifrare, vediamo. Fallo di Zizic. Zizic. No, Ben Darvis Williams il fallo, secondo la segnalazione. No, impossibile. No, attacca. Fallo di Zizic, esatto. Due tiri per Williams, credo, direi. Sì. Così a sensazione.
poi va in, va in Lunetta Evangelisti, frutto che passano gli anni. Paso, io e te non ci capiamo una mazza di quello che visco gli arbitri, eh? Questo come quando abbiamo smesso di fare le telecronache, così adesso fischia gli arbitri e noi improvvisiamo, direi così. Ma abbiamo una regia che quest'anno fa le cose in grande, abbiamo anche tanti replay, se non capiamo noi, capite voi rivedendola. Giusto. L'azione in immediato. Intanto scarichiamo. Esatto, pareggia Agrigento, Abbott, Andreaus per Carraretto, perimetrale però il gioco di Forlì, altra allacciata di cinture praticamente nei sedili posteriori dell'attacco con De Laurentiis che ferma Zizic fallosamente, primo fallo anche per De Laurentiis, bonus che va ad esaurirsi per la formazione di coach Franco Ciani e tiri liberi in arrivo per un giocatore, Andrea Zizic, che ha vestito 13 maglie in carriera, vincendo anche lui non solo la Euroleague l'anno scorso a Maccabi, ma tanto ovunque, compreso una Coppa di Grecia nel Pana con Sani Becirovic. Come dicevamo, nel momento in cui il quintetto di Forlì sarà al completo, ovviamente speriamo che sia il primo possibile, 4 giocatori su 5 hanno vinto Coppe Europee, il quinto è Abbott, stiamo parlando veramente di nulla riguardo alla Fulgor Libertas dell'anno scorso. Intanto Williams prova a entrare nella partita e sbaglia il rimbalzo di Abbott, che ancora una volta si allunga in contropiede, rientra bene Agrigento, ma Abbott ha una velocità spaventosa, viene stoppato da Penny Williams. Piazza va per l'inchiodata di Udom, bella palla in questo caso di Alessandro Piazza, che di assist ne ha distribuiti 13 la scorsa domenica nella vittoria contro Casal Pusterlengo. C'è una discrepanza tra i due cronometri di 3 secondi più o meno, Abbott deve tirare Forlì prima della sirena del primo quarto, ancora palleggio insistito dell'americano di Phoenix, pallone fuori misura e palla persa rindirizzata da Andreaus in angolo. Tante palle perse in questo primo quarto per la squadra di coach Finelli, un cantiere, e quando diciamo cantiere si vede da questo. Vediamo però gli ultimi secondi, 5 per l'attacco della Fortitudo Agrigento, esce forte Zizic su Piazza, qui ci voleva l'aiuto che non arriva, e arriva il canestro proprio di Alessandro Piazza sulla sirena che dà il primo vantaggio della gara alla formazione di Franco Ciani. Tornano in campo le due squadre, primo quarto chiusosi sul punteggio di 12 Forlì, 14 Fortitudo Agrigento. Rom era 8-2 per la Fulgor Libertas al quarto minuto, da quel momento si è spenta la luce in attacco. Sì, anche perché Forlì oggettivamente non ha riferimenti in attacco, è un po' una squadra disfunzionale in questo momento, che trova, sta cercando equilibri, mentre difesa non c'è male, oggettivamente vedo applicazione, abnegazione. Vedo gente sulle gambe, in attacco in questo momento non ci sono equilibri, ci sono soprattutto tanti misunderstanding, tante situazioni in cui i giocatori non si capiscono,
Adesso Finelli prova il quintetto bassissimo con Andreaus e Bruttini come lunghi, insieme a Frassinetti, Abbott e Saccaggi. Una squadra che in questo momento, ripeto, sta cercando gli equilibri, però oggettivamente se ti alleni in mezzo alla settimana, un giorno qui, un giorno là, in una squadra che ha cambiato 9 decimi del proprio roster, allenatore nuovo, con tante, troppe cose che stanno succedendo fuori dal campo, beh, arrivare qui la domenica a giocare con la testa dentro la partita è alquanto difficile. Come vediamo, Andreaus scarica per Abbott, poi Abbott tira, ma non è dentro uno schema, è una cosa che capita, poi può capitare andare bene, ma non è che capita dentro una situazione di gioco. Tanto perde palla anche Agrigento dopo la tripla sbagliata da Ty Abbott. Altro tiro dalla lunga distanza, questa volta lo prende Andreaus e realizza prima tripla di Forlì in questo match ed è il 15-14. Bene Andreaus, in questo caso, per completare il tuo discorso, Rom, ricordiamo, la Fulgor Libertas su queste tavole praticamente ha fatto un solo allenamento vero, quello del venerdì, poi la rifinitura del sabato e giovedì non si è proprio allenata. Parlavo con Becirovic prima di questa partita, diciamo che attribuiva il suo mal di schiena anche al fatto che per un giocatore con il fisico di cristallo come il suo, allenarsi ogni giorno su un parquet diverso non è esattamente il massimo della salute, via. Tanto a rischio sfondamento Udom, la palla circola per via perimetrale, qui costruisce bene la formazione di Ciani e c'è il primo canestro di Pendarvis Williams in questo match, è una tripla per il 17-15 esterno. Vediamo ancora l'attacco, va da Abbott, Frassinetti, Abbott appoggia al canestro, se riesce a uscire dai blocchi per attaccare il ferro, Abbott fa vedere che ha gambe, esplosività, intensità, insomma tanto potenziale da mettere ancora in mostra ai nostri occhi. È ovvio, lo diciamo e poi non lo diciamo più perché dopo sembra che piangiamo le assenze, che qui stiamo parlando di una squadra senza Becirovic e Antonutti, oh. Stiamo parlando dei due, forse dei tre giocatori più forti della squadra insieme a Zizic, eh? Quindi già essere 17 pari è tanta roba. Sforlì questa gara la vuole vincere anche per i propri tifosi, per tanti motivi, non solo quelli di classifica. Si palleggia però sui piedi Frassinetti, recupera palla Agrigento, Evangelista, anche lui oggi polveri bagnate più di quanto era lecito aspettarsi. Qui Williams, il duello fisico con Andreaus lo vedrà vincente 9 volte su 10, segna e vedete gli arbitri si beccano anche con Andreaus. Non lo faceva Andreaus un giocatore da trash talk oppure da proteste così vibranti, eh? Vabbè, intanto esce un cambio abbastanza significativo, quello di Finelli che richiama Abbott, rimette Carreto. Sintomo che Abbott oggettivamente è non solo indietro all'interno degli schemi, ma proprio indietro fisicamente. Ha giocato 6 minuti, ha fatto il suo, però insomma 6 minuti per un americano è poca roba, eh? Eh sì. Attacca ancora la Fulgor Libertas con Saccaggi, con Carraretta, ancora Saccaggi, marcato da Piazza, non riesce a batterlo in velocità. Bene invece, in questo caso quasi scappa fuori il gioco da tre punti per la bella iniziativa di Davide Bruttini. Fallo è di Mattia Udom, vedete, sfortunato anche in questo caso Bruttini, che però può andare in lunetta con due tiri liberi. Una curiosità su Mattia Udom, non è tanto una ferita che si riapre Rom, anche se parlare della scorsa stagione è sempre una ferita. Mattia Udom era uno dei giocatori che, adesso lo possiamo dire, passata tanto di quell'acqua sotto i ponti, che Forlì trattò senza riuscire a prendere a gennaio, poi arrivarono Mascher per Rosignol. Beh, insomma, il che vuol dire che siamo fortunati, via. Intanto è entrato in panchina anche Saccaggino, quindi due Saccaggi, non si marcano direttamente, ma il 14 con la maglia blu è il fratello di Saccaggi. Poi quello buono, su quello buono ci sono discussioni aperte, fatto sta che i due fratelli sono in campo. Tanto recupera Bruttini, 19 pari, Forlì come dicevamo in difesa c'è, gran palla in questo caso e altro fallo di De Laurentiis su Andrija Zizic e anche qui Forlì per poco non riesce anche a trovare il canestro sull'azione. Vediamo, bella palla profonda
per Zizic, che quando riceve lì, insomma, qualcosa la porta sempre a casa, Rom. Zizic è un giocatore di statistiche. Ve lo diciamo adesso, non vi aspettate l'eleganza di Kane, non vi aspettate forse la spettacolarità di Isley, però quando andremo a fine stagione, non adesso perché ancora deve raggiungere la sua miglior forma, vedrete che le statistiche saranno in doppia doppia regolare e qualche partita la farà vincere lui. Lo diciamo la seconda giornata, vedrete poi. Intanto Piazza forza, due punti. Cresciuto Piazza rispetto ai primi 8 minuti di partita, questo è il suo quarto punto, ma più presa del gioco, è entrato in clima match decisamente col passare del tempo, va dentro Saccazzi e trova un altro fallo della difesa, terzo fallo in pochissimi minuti da parte della retroguardia agrigentina. Questo è un po' un problema per Franco Ciani, perché insomma siamo al limite del bonus, tre falli commessi e insomma 3 su 3 hanno mandato sempre lunetta Forlì. Vedo Finelli che sta lavorando tantissimo per indicare ai suoi giocatori la posizione da tenere in campo, quindi è veramente, come dicevi giustamente tu, un cantiere aperto. Non si lavora sulle motivazioni, non si lavora sugli aggiustamenti, ma veramente siamo alle aste, cioè tu stai lì, tu vai là, insomma queste cose qui. Intanto 2 su 2 anche di Lorenzo Saccazzi, primi due punti della sua partita. Forlì i liberi li ha messi tutti. Ah, però, oh, dopo questo fatecela vedere. Eccolo qui, vedete, Williams va a inchiodare un gran schiaccione. Bravo lui. Era letto, se l'è perso, non arriva l'aiuto. E Williams, che è atleta, la inchioda. Intanto fallo in attacco per Forlì. Diciamo che l'attacco è farraginoso, Ci sono tanti realizzatori potenziali in campo, i due buoni sono due fra i realizzatori, sono in panchina, però Forlì fa veramente fatica a entrare dentro gli schemi. Tanto gli schemi della squadra di Ciani sono molto più oliati, tanti giocatori facevano parte della formazione l'anno scorso in Silver. Intanto Dudzinski prova a portare il blocco per la penetrazione di Andrea Saccazzi, esatto, sì. Il fallo è di Andrea Zizic, cambia ancora in vista, sta per rientrare Evangelisti, lo fa adesso al posto di Alessandro Piazza, la rimessa laterale per il numero 11 Pendarvis Williams, nome da maggiordomo, ma sì, adesso ha fatto vedere che conosce il Galateo, dai. Williams, che è un giocatore interessante, fisico, tra l'altro è un giocatore oggettivamente giovane perché è un 91. Intanto ancora a legnate Evangelisti, prova ad andare sotto canestro. 25 punti in 15 minuti, non esattamente tanti, però Forlì fa una fatica dannata a entrare dentro gli schemi. Tanto Carareto, anche lui, che è un giocatore che non è assolutamente uno che se riesce o che si costruisce il tiro da solo, è costretto a palleggiare contro il difensore. Mi pare che c'è tanta voglia, poi c'è Zizic che non riceve la palla, Carareto che riceve due blocchi, non riceve la palla in ritmo, Abbott che adesso entra, che è fuori ruolo, Saccazzi che non vede i suoi compagni, insomma è tanta roba per riuscire a allungare su un Agrigento buona, ma che oggettivamente non è sulla carta la squadra con cui Forlì dovrà giocare sul campionato. Palla persa, si allunga Agrigento e va sul più 4. Time out Finelli. C'è proprio il time out da parte di Alessandro Finelli, giustamente chiamato per spezzare un momento nettamente favorevole alla formazione ospite, che con la crescita di Piazza prima, di Williams soprattutto e di Evangelisti ha trovato questo parziale che l'ha portata sul 27-23. Poi non posso che sposare parola per parola quello, il discorso fatto da Riccardo Romualdi qualche istante fa proprio sulle difficoltà di
anche di avere dei ruoli in questo momento definiti nella formazione di Finelli, perché tutti si adattano per tappare le falle delle assenze e delle precarie condizioni di qualcun altro a giocare anche in ruoli non propri. Ok, che abbiamo giocatori come Carraretto che sono assolutamente multifunzionali, però non puoi fare tutto da 10 lode. In qualcosa, per avere una media dell'8 devi anche prendere 6, e obiettivamente in certe situazioni Carraretto, Frassinetti, Abbott si trovano in difficoltà. Mettiamoci anche un Lorenzo Saccaggi, che non è il playmaker designato di questa squadra, ma che contro una marcatura aggressiva oggi sta facendo fatica ad innescare soprattutto il gioco sotto canestro, e insomma un po' il quadro è questo. Si riprende sul più 4 a 15 minuti di gioco effettuati per la Fortitudo Agrigento. Proprio Lorenzo Saccaggi ora varca la metà campo. C'è la marcatura col fratello? Eh sì, ecco lì, uno contro l'altro, derby in campo, ecco, vero. Questo già Carraretto poi sbaglia, ma questo è il suo ruolo. Tutto quello che ha detto Paso, ovviamente al netto dei meriti di Agrigento, che è una squadra che sta giocando la sua pallacanestro, che è fatta, mi pare, non di ritmi forsennati, però molto quadrata, passandosi la palla, tirando quando c'è il ritmo e quando c'è il difensore. Poi se non prendi le palle sporche, le lascia loro. Improvvisamente Agrigento vola al più 6 e dopo un time out non è esattamente l'uscita che vorresti, via. Eh no, soprattutto questa dormita rimbalzo con Duzinski, che è andato a mettere i primi due punti, e quest'altro pallone, gioco alto basso tra Bruttini e Zizic, con la palla che si perde mestamente a fondo campo, e Finelli è costretto a chiamare il secondo time out in un minuto scarso di gioco effettivo, proprio per parlarci su nuovamente. Lo vediamo ora animatamente discutere, vediamo con chi. Con Bruttini. Bruttini si è preso uno shampoo per questo lob che non è arrivato a Zizic. Tanto Finelli è particolarmente arrabbiato, anche probabilmente per l'atteggiamento della squadra. C'è un palafiera particolarmente silente, perché poi, come abbiamo visto in questi ultimi giorni, caro Paso, è vero, è bello imbottire la squadra di tanti campioni, poi le aspettative sono alte, la pressione aumenta, e improvvisamente, se sei sotto di sei con Agrigento, la gente comincia a storcere la bocca, o almeno a non applaudire, via. Ecco. Senti, c'è un po' di silenzio qui dentro. Sì, diciamo che la gente deve anche entrare nell'ottica, diciamo, immedesimarsi in quello che possono avere vissuto i giocatori in tutte queste ultime giornate e settimane, quindi mi sembra anche giusto che nessuno si azzardi a muovere, diciamo, le dita verso la bocca per accennare dei fischi. Però il forlivese, quando c'è da essere freddo, è un freddo davvero, sì, sonoro come un fischio. È un tifono senza mezza misura, meraviglioso per questo, perché poi quando si innamora per davvero. Adesso bisogna che qualcuno faccia innamorare la squadra. Certo che in questo momento, ripeto, in difesa stiamo andando benino, in attacco c'è questa roba qui di Frassinetti, sono due punti, bene così, ma ancora la squadra è ben lontana da arrivare. Se poi Abbott caccia una schiacciata, gradiremmo. Eh sì, qualche difesa e contropiede come adesso, eccola, farebbero comodissimo. Ma io, caro Paso, cosa vi sto a fare a lavorare? Che io dovrei fare le telecronache di mestiere. La vedo 20 secondi prima la partita. 20 secondi prima. Assolutamente sì, due contropiedi di Forlì, 4 punti, adesso Duzinski una brutta roba, poi la palla in qualche modo arriva a Udom, che va a spegnere la scintilla che si stava accendendo in casa biancorossa. Però Forlì deve trarre lezione positiva da quello che ha appena fatto in precedenza, ovvero i canestri con recuperi difensivi di Frassinetti e Abbott. Dagliela. Ancora Frasso prende la tripla corta, rimbalzo di Mattia Udom. Una sola tripla bersaglio per la Fulgo Libertas sinora in questo match. Saccaggi, blocco per lui, sotto per Duzinski, triplicato Duzinski, movimento sul piede perno, chiede un fallo che non c'è, recupera Bruttini, Abbott, è già tornata però la difesa della Fortitudo Agrigento. Frassinetti in angolo, la palla circola, Abbott può prenderla, ma c'è un fischio sotto le plance. Che fischiata!
fallo di Zizic. Mamma mia, che molto deciso l'arbitro. Vediamo se la regia può rimandarci l'azione. Una roba inguardabile. Questo non è fallo mai. Ma dove? Esatto. Questo non è fallo mai. Questo è semplicemente prendere posizione. La pallacanestro, che non è uno sport a fighetti, se non prendi posizione così non si sa bene come farlo. Questo non è fallo mai, pesantissimo, terzo fallo di Zizic. Sì. Fallo pesantissimo per Finelli, assolutamente. Terzo fallo per un giocatore determinante come Zizic, quando più in questo contesto non ci doveva essere. Intanto bel giro e tiro di Williams, che se non sbaglio va in doppia cifra, 11 punti per lui, primo giocatore in doppia cifra, davvero scaldatosi in questo secondo quarto di cui è grande protagonista. Ebbot in angolo raddoppiato. Sembra molto molto timido, molto timido, vuole a tutti i costi giocare con i compagni. Intanto Evangelisti spara la bomba, sbaglia, rimbalzo di Andre Haus che passa per Saccaggi. Dicevamo, Saccaggi intanto fa un passaggio, Rutini ampiamente in fuorigioco, però al di là di quello Saccaggi spara una baccata pazzesca. Abbott è troppo nell'idea di dover coinvolgere i compagni quando deve fare l'americano. Sì, in questo caso sì, assolutamente. Intanto gira bene la palla per Agrigente, c'è la tripla di Evangelisti, se non sbaglio siamo al massimo vantaggio per la formazione ospite, 27 a 36 con questa tripla. Hai ragione a dire che Abbott deve capire in questo momento alla squadra serve altro, serve un po' di iniziative personali di quelli che spaccano in due la difesa. Intanto Saccaggi prende la tripla e fa gol, perché soprattutto per Saccaggi questo è un canestro fondamentale che spera anche lo sblocchi psicologicamente. Sì, tra l'altro Forlì, come dicevamo, costretto a giocare con Bruttini e Andre Haus da 4 e da 5, quindi davvero ovviamente Agrigento cerca di andare sotto canestro, questa volta ci cerca troppo. Poi una grande, grandissima difesa di Bruttini, che poi in una fagiolata la palla finisce Evangelisti che sbaglia. Saccaggi dall'altra parte in un 5 contro 4 aspetta addirittura il rientro, ma Forlì confuso. C'è un fallo della difesa, prima Evangelisti ha sbagliato l'insbagliabile dopo che ad Ebbot era stata soffiata la palla da dietro, se non sbaglio da Williams o da Udom, uno dei due, però un errore di superficialità clamoroso dopo il tuffo di Bruttini. Qui diciamo lucriamo due tiri liberi che in questo momento fanno più che comodo a 37 secondi dall'intervallo. L'impressione passa che Forlì deve diventare una squadra che vince 80, perché se si gioca ai 60-65 non credo che sia nel DNA né di Abbott né di Cararetto né di Frassinetti né di questi giocatori qua. Bisogna che sia una squadra che corra, e correrà quando Becirovic e Antonutti faranno parte del roster, e sicuramente una squadra che gioca ai 15 secondi, se deve giocare ai 24, insomma la vedo molto difficile. Non credo infatti sia nel suo DNA, giustamente. Intanto fallo su Piazza che va per le terre, il fallo è netto, Forlì non era in bonus, ha speso questo fallo che però è il terzo anche di Bruttini, insomma era meglio starci un po' più attenti. Intanto rimessa laterale che verrà battuta per così dire da Pendarvis Williams, non riceve Evangelisti, riceve Alessandro Piazza, ora può puntare la difesa, va da Williams che batte Frassinetti e deposita con eleganza. Saccaggi, 14 secondi, ultimo tiro per la Fulgor Libertas Forlì sotto di 6, 32-38, bene Saccaggi qui, apre perfettamente per Carraretto. La tripla dall'angolo non va, poi serie di tocchi a rimbalzo, l'ultimo è delle maglie blu e quindi regala Agrigento ancora 4 secondi, 3,90 per la precisione per l'attacco romagnolo. Vediamo Frassinetti, questo tiro lo può prendere, la palla danza sul ferro ed esce, sfortunato Matteo Frassinetti in quest'ultima azione. Una Fulgor Libertas abbastanza confusa, è a meno 6 da Agrigento. Tre falli per Zizic, tre falli di Bruttini, sarà un secondo tempo molto, ma molto complicato. A risentirci.
lasciamo anche andare. Quando entrano, ecco, vai, dai, 3, 2. Secondo tempo di Fulgor Libertas Forlì, Fortitudo Agrigento, sul punteggio di 32 a 38 le squadre tornano in campo. Stiamo guardando un po' le statistiche dei primi 20 minuti. Rom, sì, ci sono dei dati abbastanza eloquenti. Insomma, quello secondo me che spicchi in assoluto è il confronto tra le palle perse. Appena 3 di Agrigento, ben 13 di Forlì. Agrigento poi che tira meglio dal campo, 52% da 2 contro il 47% della Fulgor Libertas, 30% a 29 nel tiro da 3. Insomma, va a parte i rimbalzi, Agrigento vince in tutte le statistiche e vince anche alla fine del primo tempo. Sì, nessuno tra l'altro di Forlì che si stia elevando dal punto di vista offensivo, i punti sono piuttosto distribuiti, il miglior marcatore è Abbott con 6 insieme a Zizic, questo per dire che, come dicevamo, non c'è un riferimento offensivo, con tutto il bene e il male che può esserci, anche le valutazioni sono piuttosto basse. Insomma, una partita estremamente complicata a cui si aggiungono i 3 falli di Zizic e Bruttini, che in questo momento sono, in questo momento è in campo solo Zizic mentre Bruttini è in panchina. Una partita che oggettivamente, dicevamo, si sta davvero mettendo male per Forlì e comunque rimane aperta. Intanto Agrigento continua a fare il suo gioco fatto di tanti passaggi e di gente in ritmo al tiro. Fortunatamente Penny Williams questa volta sbaglia. Serve intensità, tigna, energia più che tattica, direi, in questa partita. Vediamo se Forlì riuscirà a gettare il cuore oltre tanti ostacoli. Zizic raddoppiato, ovviamente si va sotto per Frassinetti, non c'è fallo, va bene, vediamo anche se un replay può chiarirci tutto. Palla persa per Frassinetti, beh, palla sul mano sulla palla in effetti, sì, da parte di Williams. Andiamo pure avanti così, insomma, prossima volta usiamo il macete così vediamo se gli arbitri fischiano. Andrei di macete, via. C'era molta fisicità, molta, in questa azione di molta. Williams, insomma. Vai, Frassinetti non portasse neanche più di tanto. Intanto si va avanti con l'attacco della Fortitudo con Dudzinski che, insomma, quasi si libera del pallone. Questo non era un tiro, dai. Questo è lancio del peso, esatto, eh. Questo è, diciamo, stile Simeoli, per chi se lo ricorda, quel tiro elegante, tiro elegante. Occhi ricordi. Intanto finta Andreas da 3, la palla gli viene sporcata a fondo campo per la rimessa della Fulgor Libertas con 11 secondi per la sua azione offensiva. Frassinetti andrà lui ad effettuare la rimessa, movimento di Carraretto che riceve contro Evangelisti. Carraretto aspetta Saccaggi, eccolo lì Saccaggi per l'uscita dei blocchi di Frassinetti, spara la triple Frasso e la mette Matteo Frassinetti, 7, abbiamo bisogno di lui, Roma, assolutamente. Tra l'altro il Frasso da capitano che si rivolge alla panchina cacciando un urlo, suona la sveglia, vediamo se questa sveglia funziona. Ripeto, non è un problema difensivo assolutamente, è un problema offensivo quello di Forlì. Insomma, come diceva Nikolic, fate canestro ragazzi. Zizic fa fatica, diciamo che fa fatica. Peccato perché Forlì aveva recuperato un bel pallone nella propria metà campo, poteva scaturire un contropiede che riportava a meno uno la squadra di Finelli. Intanto piazza ad aspettare l'uscita del solito Williams che sbaglia, ribasso lungo, Forlì la lascia scorrere perché la rimessa è sua. Applausi ora da parte del pubblico che sta notando comunque la determinazione che i biancorossi ci mettono nella propria metà campo, e vedete anche gli ultras che si fanno sentire con il coro. Saccaggi ha una buona autostrada, poi lì deve andare con l'arresto e tiro, invece cerca un improbabilissimo pallone per Zizic, fallo poi dall'altra parte su Alessandro Piazza. Saccaggi deve ricordarsi che è anche un fattore offensivo. Saccaggi male, ma male, perché ha un riferimento offensivo molto importante, non sto parlando solo di pick and roll, di dargli la palla, che è Zizic, e non sa come sfruttarlo, è oggettivamente così, non sa, non lo vede, non sa come giostrare la palla insieme a Zizic. Williams intanto marcato da Frassinetti che rimane incollato all'americano da Norfolk State, sotto per Chiarastella, Chiarastella in difficoltà estrema, frazione di passi netta, gli arbitri non fischiano, alla fine ne esce fuori Piazza con rimbalzo d'attacco, si sono ingoiati il fischietto in questo caso, e poi c'è il canestro e fallo da parte di Dudzinski.
In questa confusione, di Chiarastella, scusate. In questa confusione anche l'arbitraggio non è che aiuti, via. C'è veramente un metro abbastanza ballerino, non fischia quando dovrebbe fischiare. Questi erano passi oggettivamente di Chiarastella. Fatto sta che adesso Chiarastella va in lunetta per il tiro libero aggiuntivo. Forlì adesso ha anche un problema di fisicità, visto che Andre Haus non è un giocatore fisico, ma è un giocatore prevalentemente tecnico. E intanto, lo ripetiamo, la mia preoccupazione è che Abbott sta giocando, ha giocato, non so, pochissimi minuti nel primo quarto, con tantissima fatica. Adesso, finalmente, Zizic con le torce si è fatto vedere. Se danno 10 palloni di questo tipo in un quarto a Zizic, sono 4 falli per il giocatore avversario, perché non c'è una chance che Chiarastello e Duzinski tengano Zizic in difesa. Assolutamente, d'accordissimo con te. Intanto posso ragguagliare, Abbott ha giocato infatti 11 minuti su 20 nel primo tempo. Intanto Carraretto ad effettuare la rimessa, si muove Frassinetti, la palla va poi per Lorenzo Saccaggi, raddoppiato per Andre Haus. Frassinetti può prendere il tiro dall'angolo, è libero e lo piazza. Seconda tripla consecutiva per il Frasso, che prova davvero da sola a scuotere l'attacco forlivese e rimettere in moto tutto il palafiera sul 38-41. Ora serve una gran difesa. Questa fa in attacco, giovane, giovane Evangelisti. Frasso si allunga in contropiede, si butta dentro, subisce fallo, ma nessuno fischia. Ancora Frassinetti, che in questo momento sta facendo l'americano. Zizic, ovviamente, come dicevo, se prende la palla a 3 metri dal canestro non è marcabile. Se qualcuno si rende conto di questa cosa, stiamo parlando finalmente di un riferimento offensivo. E Forlì torna finalmente a meno 1 a 6 minuti e 15 dalla fine, ma Duzinski realizza il secondo canestro della sua partita e ristabilisce 3 lunghezze di vantaggio. Ma adesso Forlì è più convinta. Ancora Frassinetti che si butta dentro, fa l'arcobaleno un po' alla Navarro. Ovviamente pretende tantissimo dai suoi mezzi, ma d'altronde o segna lui o non segna nessuno. Piazza sbaglia, recupera Carraretto. Diciamo che l'ordine non è di questa partita. No, via. Assolutamente. Poi comunque Agrigento ne sbaglia tanti di tiri, bisogna approfittarne. È una squadra che si vede nel gioco essere molto più organizzata rispetto alla Fulgor Libertas di questo momento, però non ha certo... anzi, le polveri bagnate in questa serata. Forlì è infatti ancora in partita, secondo me soprattutto grazie a questo fallo della difesa bianco-blu. L'impressione è che a Forlì manchi un'accelerazione, diciamo 5-6 minuti giocati ad alto livello per fare lo strappo. Secondo me non serve tantissimo a Forlì. Intanto Carraretto fa il suo mestiere, questa volta lo sbaglia, il rimbalzo è per Agrigento. Anche Carraretto non è nella sua giornata migliore. No, era un pallone bellissimo quello di Davide Andre Haus per Carraretto, che però sbaglia la tripla, piazza ancora Evangelisti, non riesce a ricevere per la marcatura ora di Carraretto su di lui, piazza va da Duzinski. Fallo in attacco. Anzi, da Chiarastella, scusate. Ah no? No, fallo della difesa. Vediamo se è possibile con la nostra regia il replay di questa azione. Vedete il lob per Chiarastella con anche Andre Haus, che si iscrive nella lista dei giocatori con 3 falli sul gruppone, esce assieme a Carraretto, rientra Ty Abbott sul parquet. Rientra anche Bruttini con Finelli, che si prende un rischio in questo momento perché ha i due lunghi con 3 falli entrambi in campo. Però come dicevo, chiaramente Finelli cerca oggettivamente il ritmo. 2 secondi sul cronometro, piazza da 3 punti da casa sua, lo sbaglia. Saccaggi si allunga in contropiede, rallenta. Ma perché rallenti, amico mio? Che poi rientra la difesa. Ecco. Fallo questo, c'è. Non capisco Saccaggi, oggettivamente non capisco Saccaggi. Anche perché Saccaggi ha gambe potenti, ha un ottimo uno contro uno quando se lo ricorda. È il caso che se lo rammenti in questi ultimi 14 minuti e 50, perché serve anche questa sua dimensione. Intanto il fallo di Evangelisti, la rimessa effettuata da Ty Abbott, mentre rientra anche Saccaggino, ovvero Andrea Saccaggi, giocatore in maglia bianco-blu sul
terreno di gioco, si vuole Zizic, non riesce a ricevere il pallone, lo fa adesso ma lontano da una dimensione in cui può essere pericoloso, ancora Saccaggi, stavolta va dentro e riesce a trovare il canestro, è il suo settimo punto per il 42-43. Tanto Saccaggi sembrava André the Giant contro Piazza, lo ha ultimato per le terre. Ritrovato il discorso, Saccaggi marcato da Piazza in contropiede 3 contro 2 decide di rallentare. È un giocatore che, lo sappiamo, anche l'anno scorso a volte fa la scelta sbagliata, non ha la consapevolezza della forza del suo corpo, riesce raramente a controllarsi. Intanto Evangelisti commette infrazione di passi, stavolta fiscalo, palla persa per Agrigento e Agrigento comincia a far fatica molto più del primo tempo. La difesa della Fulgor Libertas è quella che ci piace, quella tesa intanto tecnico a Franco Ciani che mimava il movimento proprio davanti ai nostri occhi della azione di Evangelisti in precedenza, scusatemi, gli arbitri l'hanno visto con la coda dell'occhio, è scattata la grande T per Franco Ciani e ora ci sarà un libero, stando alle nuove disposizioni del regolamento, più palla a lato per la Fulgor Libertas. Un libero. Avevo studiato. No, io paso, mi inchino alla tua così, la tua dotta teoria. Ciani che aveva fatto un terzo tempo come neanche Mike D'Antoni, cioè una pulizia strepitosa, gli arbitri l'hanno punito. Saccaggi palline esterne, arriva la palla Zizic con sempre un secondo di ritardo. Non vedo l'ora di vedere Becirovic e Zizic che giocano tutte e due al massimo della forma. Intanto però Folia ha pareggiato con Frassinetti a 4:15 adesso dalla fine del terzo quarto e può giocarsi l'azione del vantaggio, che sarebbe tanto anche in termini psicologici. Altro fallo della difesa bianco-blu, fallo su Bruttini ed è terzo fallo anche di Chiara Stella, giocatore che sa lottare ma obiettivamente, se la poniamo sul piano squisitamente tecnico, va in difficoltà. Ecco Saccaggi, c'è il blocco di Zizic. Zizic libero che non la prende. Ecco, bello. Oh, questo sì che ci piace. Assist di Bruttini per Zizic, c'è sorpasso Forlì. Post scriptum, dite a Abbott che è americano. Glielo dovete dire, guarda amico mio, sei in Italia, sei a Forlì, renditi conto che sei merigano. L'americano devi fare l'americano. A passare la palla ci pensa Andrea Haus, via. Tanto Piazza, l'arresto, il tiro e il canestro per il pareggio immediato del sorpasso. L'ex di turno, anzi sì, sorpasso, attenzione, hai ragione. La faccia di Forlì adesso è diversa, La faccia di Forlì è diversa, Saccaggia entro dentro, subisce il fallo, va in lunetta col tiro libero aggiuntivo e anche il Palafiera comincia un po' a scaldarsi. Palafiera un pochino freddo in questo momento, probabilmente anche l'assenza di Becirovic, che era il giocatore oggettivamente più atteso, influisce. Però Forlì con una faccia diversa, Saccaggi comincia a crederci, adesso sbaglia, però recupera il suo rimbalzo. Intendevo proprio esattamente questa cosa qui. Esatto. Se Forlì ha questa faccia qui, non è impossibile, anzi è estremamente possibile battere Agrigento. Eccolo qua. Gran palla questa volta. E adesso le facciamo, lo osserviamo con i tempi giusti, nel modo giusto, e Andrea Zizic punisce con il suo 12° punto. In precedenza Saccaggi ha sbagliato il primo libero dell'intera partita della Fulgor Libertas, che fino a quel momento era stata immacolata in lunetta, poi però c'era stato il tocco di Bruttini e il rimbalzo d'attacco e finalmente, come dicevamo, un bel pallone con i tempi e i modi giusti per Andrea Zizic, che ha fatto 4 punti di fila e li ha fatti tutti praticamente senza posizione. Rom, come dicevo, Zizic giocatore, tanto sentite qua il Palafiera, una meraviglia, non riuscivo a farne a meno in quest'estate. Dicevo, Zizic giocatore di statistiche, ha fatto 12 punti su 49, un quarto del fatturato di squadra, ma te Paso oggettivamente l'hai visto, cioè un giocatore totalmente silenzioso, poi quando vede la fine della partita ha fatto una doppia, pazzesco, oggettivamente pazzesco. Poteva farne 12, ma poteva farne anche 22 per le volte che era libero. Attendo Abbott con grande pathos, attendo Abbott. Intanto riammiriamo questo servizio per
il centro croato, che è arrivato a Forlì, Rom, dopo tanti nomi che erano stati spesi sul mercato, a partire da quello di Greg Brunner per passare poi ad Uros Lokar e alla fine si è arrivati a Zizic. Io onestamente sono contento perché questo è un giocatore che, ce l'abbiamo detto tante volte, ha, oltre ad avere impatto fisico, a pulizia tecnica, insomma, può dominarlo realmente questo campionato di Serie A2. Intanto ritorniamo su quello che accade sul campo con Piazza, ancora una buona difesa di Forlì che tiene le penetrazioni, tiene gli uno contro uno, si va in angolo, in questo momento Agrigento ha idee poco chiare, deve mettersi in proprio Piazza, però ha tolto le castagne due volte di fila dal fuoco, Anche perché Saccaggi rimane sul blocco, è già la seconda volta che rimane sul blocco. Abbastanza particolare questa situazione. Adesso Saccaggi si va a chiudere un pochino a lato, poi serve Abbott, dai Abbott, fa l'americano, Abbott, ecco, invece serve Frassinetti e qui aumenta il ritmo di Forlì, grande circolazione di palla, poi Saccaggi sbaglia la bomba ma il tiro era perfetto, si allunga Agrigento in contropiede, bene Forlì, non è tanto il tiro sbagliato ma come hai fatto il tiro, oggettivamente molto, ma molto bene. Sì, in questo caso sì, non bisogna assolutamente demoralizzarsi, anche se Agrigento ha rimesso provvisoriamente il naso avanti dopo il più tre dei romagnoli, bruttini per Abbott, ecco Abbott contro Chiarastella, in questo caso è un duello che Abbott deve giocarsi, vediamo infatti che lo fiuta, va dentro, poi per Frassinetti, Frassinetti in un grinio di fondo, deve scaricare un secondo per la conclusione, Saccaggi! Come a Imola l'anno scorso, dai, insomma, gasiamoci un po', grande Saccaggi. Un grandissimo Saccaggi, un tiro cercato, provato in allenamento, un grandissimo schema. Intanto Piazza dall'altra parte, sbaglia il tiro, adesso Forlì deve condurre con questo contropiede. Dai Saccaggi che c'è Zizic, dai Saccaggi che c'è Zizic, eccolo qua, sotto canestro, Zizic forza, sbaglia. Però va bene così, ripeto, buoni tiri, secondo me questo è un buon tiro. Sì, sì, c'è la Fugo Ribertis in questo momento, intanto tripla corta per Agrigento, si lotta a rimbalzo, alla fine la palla è ancora lì che viaggia, ci butta Ebbo contro Ebbo. Piazza, bene, intensità rimessa dopo la palla 2, vediamo la freccia che tra tante regole che sono state cambiate, quella purtroppo è rimasta, vediamo chi dice, dice Forlì mi sa, intanto comunque bene l'intensità difensiva, la lotta sui palloni vaganti. La Fulgor Libertas è stata strigliata a dovere da Alessandro Finelli, ha cambiato decisamente pelle, gioca in attacco in maniera molto più fluida rispetto ai primi 20 minuti e il punteggio lo dimostra. Ora i biancorossi sono avanti 52-50, 1 minuto e 15 alla fine di questo bel terzo quarto e ancora la squadra romagnola in attacco con un Palafiera finalmente partecipe. Già vedere un americano che si tuffa è un segnale straordinario, è proprio un giocatore forte, Attenzione, non so se sarà il giocatore che farà svoltare la stagione forlivese, ma stiamo parlando di un giocatore molto, ma molto forte. Adesso aspettiamo anche Cararetto, che anche lui ha ricevuto pochi palloni giocabili, quelli che ha ricevuto ha fatto fatica. Fallo di Saccaggino proprio su Cararetto. Non capisco perché Abbott non vada a esplorare una marcatura che vede sempre il suo difensore in difficoltà o fisica o atletica. È verissimo quello che ha appena detto Rom, intanto ci prendiamo questi due tiri liberi con Marco Cararetto perché Agrigento è in bonus come Forlì, Cararetto sbaglia, non da lui, prende una mano, sarà le scarpe, dolcissima, sarà le scarpe, sarà assolutamente. Le scarpe. Cioè, Cararetto sto... cambiale assolutamente, alla prossima presentati. L'ANAS è orgoglioso di te. Va a segno col secondo per Marco Cararetto, sono 5 punti in questa partita, 3 quelli di vantaggio di Forlì, a 1 minuto e 02 dalla fine del terzo quarto con Alessandro Piazza in questo momento l'unico davvero ispirato della formazione di Ciani che tessa ancora per il movimento del pallone che va da Dudzinski che però obiettivamente oggi ci ha fatto vedere molto poco, fallo, spinta di Saccaggi su Alessandro Piazza, terzo. Anche lui può andare in lunetta, terzo fallo appunto anche di Lollo Saccaggi, sono 4 i giocatori forlivesi che hanno 3 falli, insomma con le rotazioni corte che abbiamo sappiamo è un problema, intanto rientra Frassinetti per giocarsi le ultime azioni del quarto e Alessandro Piazza va in lunetta, 9 punti per lui questa sera, fischi di un pubblico che non lo ha amato nel 2010-2011 quando Giampaolo Di Lorenzo scelse lui per far coppia con Toto Forrai nel primo anno
di Lega 2 della squadra biancorossa, una squadra inizialmente costruita con criteri che abbiamo capito poco, misteriosi. Esatto. Finali, tra l'altro, che diciamo non l'ha presa benissimo. Non l'ha preso benissimo il terzo fallo di Saccaggi, gli ha dato una lavata di capo pazzesca. Abbott adesso in posizione di playmaker, che senza mezzi termini non è, non può essere il suo ruolo. Tanto è vero che Piazza gli acquanta la palla e Abbott fa fallo. Non siamo a livelli di Ricartoschi in posizione di playmaker, no, ma insomma però, non c'è, diciamo, nel curriculum di Abbott non c'è una presenza da playmaker puro nella sua carriera. È adeguato, ma è adeguato male. Purtroppo due regali, chiamiamoli con il loro nome, di Forlì permettono a Piazza di poter eventualmente anche sorpassare la Fulgor Libertas a 43 secondi dalla fine del quarto. Questo proprio non si voleva, sia il primo fallo in precedenza di Saccaggi che questa palla persa con fallo annesso di Ty Abbott. Io farei portare la palla a Fassinetti, onestamente parlando, in attacco, anche se obiettivamente limitante, ma per questi ultimi secondi forse la soluzione più adeguata. Intanto sbaglia Piazza, lotta, rimbalza e purtroppo tocca per ultima la Fulgor Libertas, e quindi sarà rimessa per Agrigento con i famosi 14 secondi che da rimbalzo offensivo quest'anno sono di norma. Ecco la ricezione, Piazza contro Abbott. Dai ragazzi, mettiamo pressione difensiva. Williams a destreggiarsi col pallone, costretto a prendere il tiro senza ritmo. Questa tanta roba riporta Agrigento sul più 2. Cararetto che non sa oggettivamente cosa farsene del pallone. Credo che Forlì andrà fino in fondo. C'è una discrepanza di circa 2 secondi fra i 24 e il tabellone grande. 10 nel tabellone grande, come l'hai chiamato. Abbott va dentro e prende il fallo. Bene, bene. Ci sono 5 secondi ancora da giocare, ma Ty Abbott può andare in lunetta. Anche lui con due tiri liberi a sua disposizione. Quirino, quarto fallo. Quirino non se ne fa una ragione. Catechizzato da Ciani, che gli sta spiegando qui davanti ai nostri occhi cosa ha sbagliato. Abbott va a segno col primo tiro libero, riporta meno uno la Fulgor Libertas, che ha regalato, diciamocelo veramente, in questo finale di quarto. Speriamo che possa andare a riposo almeno sul 55-56. Ci sono ancora 5 secondi. Piazza, De Laurentiis, la palla gli sfugge dalle mani, poi niente, non riesce a combinare nulla di concreto. Forlì limiti i danni nel finale, ma era una Forlì che c'era piaciuta. Bisogna ripartire in questo terzo quarto dai primi 9 minuti e 50 secondi. Rom, dicevamo, mi è piaciuta molto. Intanto vediamo gli highlights della partita. Qui vediamo Chiarastella che è stato, per quanto sia un fattore, Frassinetti che ha suonato la carica, e ecco qua quello che Forlì dovrebbe fare, un'azione sì, un'azione no, ovvero servire il Zizic. Dicevo, mi è piaciuta molto la spiegazione che ha dato Ciani a De Laurenti sul fallo. Gli ha detto, se spingi gli arbitri ti fischiano fallo, che mi sembra, diciamo, una sintesi tecnica meravigliosa. Saccaggi che entra, la cosa che è mancata, mi pare Paso, è l'aggredire il canestro. Non mi sembra che Agrigento sia una squadra fisica, ma mi sembra invece che Forlì sia molto affidata al proprio tiro, che entra poco oggettivamente oggi, e che invece non abbia aggredito il canestro. Abbott in primis, Frassinetti pure. Saccaggi non si fida totalmente della marcatura di Piazza e cerca di aggirarlo. Insomma, una situazione complicata. E poi ovviamente imparare a usare Zizic, che come è successo l'anno scorso con Kane, ci sono volute 5, 6 giornate per imparare a usare Kane, e probabilmente altrettanto ci vorranno per Zizic. Eh sì, che quando è stato servito, come dicevamo, con la giusta puntualità, non ha avuto avversario praticamente. 12 Zizic, 12 Lorenzo Saccaggi, 11 Frassinetti, 3 giocatori in doppia cifra per la Fulgor Libertas. Dall'altra parte ci sono 11 per Williams e altrettanti per Alessandro Piazza, in una partita ancora equilibratissima, davvero sul filo, che Forlì deve poter portare a casa con il cuore e con
anche comunque, come dicevi giustamente, un po' di testa, sapere quali sono i punti forti su cui deve basarsi. Deve vincere Forlì, Rom, lo diciamo anche per mettere fine in cascina. Ovviamente l'obiettivo della stagione è proiettato più in primavera che in questo inizio campionato. Ricordiamo Capo d'Orlando l'anno scorso partì 0-4, però il calendario non è facile, perché adesso arrivano due partite in trasferta entrambe, con un infrasettimanale che di mezzo, quello di mercoledì a Napoli, che non ci voleva, visto il ritardo di condizione con cui è Forlì, e poi la trasferta a Mantova. Eh sì, un calendario particolarmente difficile. Intanto Udom mette il canestro che porta più 4 a Grigento, un calendario difficile in una situazione che ovviamente a Napoli vedrà un Becirovic ampiamente in forse. Eh sì, e Antonutti, punto di domanda anche lì, per tesserare Antonutti prima bisogna che firmi questo contratto che attendiamo. Ah, perché non firma? No, perché... Che è strano, una trattativa così breve. Che lo attendiamo. Pensavo... Allora, io ho guardato, lo sai il giorno in cui Matteo Da Rossa ha detto no a Forlì? Sì. Che è il giorno in cui praticamente Forlì poi è andata su Andreaus, è il 23 agosto. Beh, dai, c'è male. Sembra una trattativa breve. Intanto Piazza spara la bomba e questa pesa, ma pesa sì. Tanto, ma sì. tanto. Eh sì, perché prima Udom da 3, poi Piazza anche lui da 6-75, ora il tabellone dice 55-62, in appena un minuto ha piazzato due pugni che mettono davvero alle corde la Fulgor Libertas, la formazione agrigentina. Ora c'è un fallo su Zizic, terzo di Andrea Saccaggi, Zizic in lunetta, però queste triple fanno davvero male in apertura di quarto. La partita è ancora molto lunga. Ripeto, Forlì deve trovare assolutamente un terminale offensivo certo, che ancora non ha trovato. Attendo Abbott, almeno Abbott vorrei che 2-3 minuti americano me li facesse, sennò qui diciamo che la partita comincia a farsi in salita. Tanto Zizic che dimostra una mano morbidissima anche dalla lunetta, ha fatto 6 su 6 questa sera da linea di tiro libero, segna ancora Abbott. Cosa hai fischiato? Addirittura c'è qualcuno della panchina di Agrigento che chiede la conversione del canestro. Vabbè, mi sembra un po' troppo. Vediamo. Cosa hai fischiato? Oh no, questa è palla. Dai, insomma, dal replay ci sembra di confortare la nostra di opinione, non quella degli arbitri. Purtroppo Andrea Saccaggi va in lunetta. L'altro Abbott che va in panchina e entra subito Frassinetti. Insomma, poteva... Scelta abbastanza definitiva quella di Finelli, via. Saccaggi realizza entrambi liberi, il fratello maggiore va ad attaccare il ferro, si sposta per Bruttini, Carraretto riceve adesso, Carraretto contro Williams, prova a dargli aiuto Zizic, in angolo per Frassinetti, va a cozzare contro la difesa ed è infrazione per il capitano biancorosso. C'è il time out chiamato da Finelli, che vede il momento delicato della sfida e deve adeguatamente parlarci su. Più che un momento delicato, Paso, direi che la partita sta ampiamente sfuggendo di mano. Forlì che aveva avuto un buon inizio di terzo quarto, poi le facce sono rimaste quelle, non ci sono equilibri offensivi, la difesa non c'è male, il palifiera ancora, diciamo, l'ambiente deve capire cosa pretende da questa squadra. Adesso gli ultras provano a fare un po' di confusione, vediamo se questa cosa qui rimette in moto la squadra e certi meccanismi, soprattutto la testa. Eh sì, prova adesso con l'applauso il pubblico forlivese a schierarsi al fianco dei giocatori sul parquet, che rientrano in campo anche con l'aggiunta di Andreaus, assieme a Lorenzo Saccaggi, a Carraretto, Frassinetti e Andrea Zizic. Dall'altra parte Udom, che ha fatto obiettivamente un partitone, assieme a Williams, Chiara Stella, Andrea Saccaggi e Alessandro Piazza. Vediamo proprio Williams, scusatemi, va adesso da Saccaggi contro Carraretto, non riesce, deve per forza arretrare. Poi dopo in angolo, pallaccia di Saccaggi, recupera
la Fulgor Libertas col suo numero 15, che prima cerca Zizic, poi va da Frassinetti. Udom riesce ad anticipare il pivot croato, che ora riceve bene, non c'è fallo su Zizic che perde palla, dall'altra parte il contropiede e il canestro per Pendarvis Williams, che inizia a salire nel tabellino e si trascina dietro di nuovo a più 9, di nuovo massimo vantaggio eguagliato per Agrigento. Se ne facciamo una questione di testa, forse Forlì rimette in piedi. Se ne facciamo una questione prettamente fisica, Forlì ha 30 minuti di partita nelle gambe, non ha in questo momento la capacità di giocare 40 minuti, è in dubbio, in questo momento è un problema fisico. Forlì sta soffrendo fisicamente la partita, si cammina bocche aperte e ecco qua i canestri o comunque certe palle che improvvisamente non vengono più recuperate, arrivano nelle mani degli altri, fallo, due tiri liberi. Forlì in questo momento è scoppiata fisicamente. La sensazione è proprio quella, come è già successo con Barcellona, dove proprio anche la progressione, anzi la regressione per essere più precisi del punteggio, era stata lampante. Solo 7 punti realizzati negli ultimi 10 minuti a patti contro la Sigma di Perdichizzi. In questo caso vediamo se Forlì saprà stupirci, perché di tale necessità si tratta nel finale, per portare a casa i due punti con ora Saccaggi che realizza un libero su due e porta per la prima volta la sua formazione alla doppia cifra di vantaggio, 57-67. Fallo ancora della difesa, fallo su Bruttini che prova lui insomma a dare una mini scossa ai suoi giocatori. Terzo fallo di Mattia Udom. Non c'è bonus ovviamente, secondo fallo solo di squadra per la Moncada Agrigento, rimessa da fondo campo per Frassinetti. Lo rivoliamo con quello spunto d'inizio terzo quarto, mentre c'è la palla persa, la palla schiacciata a terra per Zizic sull'incrocio della linea di tiro libero. Non è il massimo, Time non out. È il massimo. Saccaggi ha perso la maniglia di questa partita, ammesso e non concesso che l'abbia mai trovata. Non voglio contestare Finelli alla prima gara del campionato, però insomma Abbott non mi sembrava peggio di questo Carretto. Poi non so se sono problemi fisici o problemi di tenuta tecnica, però insomma tanto sotto di 10 o 7 minuti dalla fine proverei a giocarmelo. Agrigento mi sembra una squadra molto quadrata, molto tosta, che tra l'altro quest'oggi ha avuto un Duzinski praticamente assente e che secondo me farà il suo buon campionato senza particolarmente aver problemi su un discorso salvezza, anzi mi pare una squadra che potrà guardare nella medio alta classifica così a oggi alla seconda giornata di campionato. Se ti devo dire invece qual è il reale valore di Forlì, oggi non ci ho capito assolutamente una beneamata mazza. Non è assolutamente possibile scoprirlo dopo la prima presa diretta con i nostri occhi della squadra, ecco Abbott, di coach Finelli. Ho mandato un sms a Finelli, chiaramente Finelli mi ascolta, io non, ormai sei il regista occulto, dai, chiamiamo. Però questo solo quando si vince. Certo. Intanto Piazza. Sconfitto su colpa di Finelli, esatto. Ovviamente. Piazza per l'attacco della Fortitudo Agrigento, da Udom, ancora Piazza in angolo. Bella circolazione, poi c'è l'errore, ma c'è il rimbalzo offensivo, segnale del fatto che Forlì è un po' sulle gambe, anzi togliamo un po', è sulle gambe, punto. E altri 14 secondi per l'attacco ospite, ancora in angolo con palla che ora viene gestita con molta calma, pure troppo, deve forzare Piazza un tiraccio e c'è il fallo sul rimbalzo di Andrija Zizic, fallo che va a punire l'aggressività di Udom, per lui è il quarto fallo. Eh sì, Forlì che si è rifugiata in una zona 3-2 proprio per, che è anche questo un altro segnale di stanchezza fisica, quando ci si rifugia in una zona piuttosto statica come la 3-2, di solito la zona 3-2 fa sì che il taglia fuori dovrebbe funzionare in maniera automatica. Udom è arrivato sotto canestro in maniera piuttosto energica, adesso ancora Forlì, passaggio, la palla è ferma e a un certo punto Bruttini è costretto a tirare da tre punti, si fa canestro,
va bene così, va bene, ma sì, con quella così i campionati non li vinci, che sia chiaro. Diciamo ci siamo già giocati un bel bonus con la tripla di Bruttini dall'angolo, adesso vediamo di costruire, vediamo se questa zona riuscirà a dare qualche difficoltà di lettura ad Agrigento. Piazza prende ancora il tiro, è sbilenco, ma c'è il rimbalzo in attacco di Quirino De Laurentiis. Purtroppo già il terzo rimbalzo d'attacco praticamente consecutivo di Agrigento, ancora Piazza a buttarsi dentro, bel pallone questa volta per il canestro facile di Pendarvis Williams, 15 per lui, bella l'hesitation prima dell'appoggio. Abbott va dentro in angolo, Bruttini questa volta la rifiuta, la tripla va da Saccaggi che ha più spazio, Saccaggi segna, ben costruito questo. Forza, bisogna cercare di dare la sferzata, bisogna recuperare qualche pallone in difesa, bisogna provare un po' a correre. Rom, dai un po' di difesa adesso, Bruttini esce molto alto in questo momento su il piccolo Saccaggi, adesso ancora palla a lato, tre punti sbagliato, rimbalzo di Piazza pazzesco, Bruttini che dorme letteralmente in questo momento, Piazza ancora con la palla in mano, non se ne faceva quasi una ragione Piazza, adesso ancora Bruttini che guarda la difesa, non esce in angolo e la pompa di Williams riporta Agrigento a meno 9. Bruttini male, ma male male in difesa, Forlì era tornata a meno 6 ed era una buonissima iniezione di fiducia, questa tripla di Williams invece spezza le gambe, anche perché dall'altra parte Bruttini forza una tripla senza troppo senso. Adesso è Piazza, ecco. Guardate Bruttini, io non capisco, Bruttini dove è rimasto questi ultimi tre minuti, guarda la partita vicino a Saccaggi e Antonutti, scusate, vicino a Becirovic e Antonutti probabilmente. Eh sì, è but finta la tripla, va dentro, vedi? Sbaglia! Questa è una buona iniziativa, ma sbaglia l'appoggio, Ty Abbott, dall'altra parte Piazza per la tripla di Saccaggi. Se non la chiude poco ci manca, Roma. 3.50 dalla fine, 63 a 77 in questo momento. Eh sì, tra l'altro una Fulgo Libertas letteralmente martoriata da queste bombe, una difesa a zona imbarazzante per tempi e modi e insomma un più 14 che adesso diventa estremamente punitivo, ma che fa il paio col più 20, il meno 23 mi pare di Barcellona. Insomma, a Barcellona un campanello d'allarme era suonato, ma abbiamo fatto finta di non ascoltarlo. Questo qua, al netto di Becirovic e Antonutti, comincia a essere insomma una robina che è meglio guardarsi dentro, perché qui non è un discorso solo di equilibri di attacco, qui è una difesa che non c'è e soprattutto una condizione atletica che in questo momento è ben lontana di una squadra che deve affrontare un campionato. Qui vuol dire che siamo a forse 2-3 settimane di lavoro da una condizione atletica decente, ma 2-3 settimane di lavoro vogliono dire 4-5 partite. Esatto. E cominciano ad essere tante per una squadra che a giugno vuol provare a essere in cima alla classifica. Assolutamente, poi come dicevamo anche qualche minuto fa c'è di mezzo anche un infrasettimanale che era tutto ciò che Forlì non voleva doversi trovarsi costretto ad affrontare, quello di Napoli mercoledì. Si ritornerà in casa, ricordiamolo, alla quinta di campionato contro Iesi, gara da sempre spigolosa e sempre decisa sul finale sia in terra marchigiana che qui al Palafiere. Intanto Saccaggi spinge via Piazza, Frassinetti in angolo, prende il tiro, lo sbaglia, lotta, rimbalzo, conquista quello offensivo Zizic contro Duzinski, Zizic cadendo indietro sbaglia, fallo di Chiara Stella sul rimbalzo, però Forlì non riesce a trovare il canestro, quarto di Chiara Stella ormai. Insomma, ci aggrappiamo un filo sempre più sottile, il tempo corre, 3.32 da giocare. Ciani sprona i suoi verso una vittoria che sarebbe molto importante per il campionato, comunque destinato ad essere di qualità, come dicevi tu Rom, che Agrigento può fare, e non soltanto limitandosi a incamerare punti per la salvezza. Sbaglia Frasso, rimbalzo di Williams, miglior marcatore di questo match, Williams silenzioso ma alla fine efficacissimo. Williams molto efficace, molto bene Piazza che probabilmente è stato il migliore in campo durante questa partita. Adesso Saccaggi per chiudere oggettivamente questa partita, 80 a 63,
meno 17 è tanta roba, qua è veramente tanta, troppa roba. Meno 17 in casa per Forlì, per questa Forlì, con Saccaggi che addirittura sbaglia ancora il tiro, poi Zizi si rimedia, è troppa roba. Forlì adesso deve trovare una condizione, fra due giorni, tre giorni c'è Napoli, che non è esattamente il miglior cliente possibile. Intanto piazza veramente banchetta in mezzo all'area, cioè arriva a due metri dal canestro e scarica fuori. Bah, misterioso. Allora, piazza fino al trentesimo, diciamo, ha avuto posizione, la difesa stava con lui, stava, conteneva gli uno contro uno, lo faceva sia con il piccolo playmaker con numero 21, anche con gente come Williams ed Evangelisti. Dopo gli ultimi 10 minuti, davvero, la squadra ha infilato l'imbuto verso l'oblio, diciamo, difensivo. È stato tutta un'altra partita, obiettivamente. Ultimo quarto dominato da Agrigento, a cui, ripeto, non vogliamo togliere assolutamente i meriti, è una vittoria strameritata quella dei siciliani. Adesso ci ricorda di Zizic, probabilmente troppo tardi. Oggi diciamo che le sufficienze in casa Forlì sono davvero, davvero poche. Soprattutto negli ultimi 2 minuti e 14 secondi in cui dobbiamo guardare gioco forza, Rom. Ci sarebbe piaciuto commentare un finale più equilibrato. Intanto Saccaggi recupera e va a depositare il suo 17° punto. Dobbiamo per forza guardare avanti a noi, non solo al calendario, ma anche a ciò che questa squadra deve ancora sistemare nel proprio organico. L'abbiamo accennato, anzi ne abbiamo anche già discusso in precedenza, però Michele Antonutti, insomma, firma, questa settimana deve essere la deadline. Il segnale importante di questa partita è anche un altro: senza Becirovic e senza Antonutti, questa è una squadra molto, ma molto normale, cioè una squadra che forse veleggia dentro e fuori dai playoff. Di questo stiamo parlando. Con Becirovic è una squadra che sale un po' di più, con Antonutti diventa una squadra forte. Senza questi due giocatori è una squadra molto normale. Detto questo, attenzione, non illudiamoci, Becirovic non è un giocatore da 30 partite. Becirovic è un giocatore che non da oggi ha un fisico di cristallo, quindi ogni tanto magari qualche turno di riposo se lo prenderà. Saccaggi deve finalmente rendersi conto che a giocare questa pallacanestro qui in gold si perdono le partite. Viene una retrocessione, lo sa lui, lo sappiamo ancora meglio noi, però bisogna che il ragazzo si renda conto e cresca un pochettino. Altra cosa, attendo Bruttini con grande curiosità, perché non vorrei dare ragione ai suoi detrattori che Bruttini sia questo qua. Spero che Bruttini sia un altro tipo di giocatore, soprattutto difensivamente, perché sì, in attacco possiamo anche capire, dopo le ultime due stagioni trascorse tra Veroli e Casale Monferrato, che abbia perso un po' l'abitudine ad essere protagonista come era ai tempi di Imola, quando comunque veniva innescato alla perfezione da Whiting. È in difesa che vogliamo vedere Bruttini essere, insomma, tignoso, presente sull'uomo e rimbalzo. Intanto Zizic è l'ultimo a mollare in questa partita e catalizza l'ennesimo fallo ai suoi danni, torna in lunette, può anche toccare quota 20 a 1 minuto e 26 dalla fine, sul punteggio di 69-81 realizza Zizic. Ha fatto 20 senza mettere la terza, esatto, ha fatto esatto. 20 senza mettere la terza. Ti volevo portare su questo discorso. Zizi sbaglia il suo primo libero, però insomma è un giocatore che, quando capiremo e quando anche lui sarà poi in una condizione fisica più accettabile, insomma, deve essere il go to guy, diciamo, di questa Fulgor Libertas. Tanto Abbott prova a stare dietro ad Andrea Saccaggi, che insomma ci ha fulminato oltre ogni nostra previsione con il tiro da tre punti. Questa volta scaglia un piccione quando la sirena stava suonando, però si è ottenuto bene i conti a cavallo, diciamo, di fine terzo quarto e inizio ultimo quarto. Agrigento ha realizzato 6 triple su 7, insomma. Bene Agrigento, poi ripetiamo i punti interrogativi in questa partita. Da Saccaggi a Carareto, da Frassinetti a Abbott, sono davvero davvero tante. Abbott, ragazzi, io spero che sia il fuso orario, la condizione fisica, l'alimentazione, il letto dove dorme, che ne so, qualsiasi altra cosa, ma lo spero davvero tanto che sia tutta questa roba qua,
spero che non sia il giocatore che abbiamo visto oggi. Non guarda il canestro, non, letteralmente non guarda il canestro, è un giocatore che non è in fiducia, è un giocatore che si sente un meccanismo di un ingranaggio quando dovrebbe essere l'ingranaggio. Assolutamente. È un giocatore preso per essere complementare, ma quando Forlì ha problemi oggettivi di formazione, come l'ha avuto in questa partita, deve capire che il suo ruolo può essere un altro. D'altronde è un giocatore che nella VTB United League, lega balcanica, russa, insomma ex sovietica, diciamo così, faceva anche 15 punti, quindi deve capire che può avere anche questo ruolo, deve assumerlo al più presto. Intanto i 20 li ha scollinati ampiamente il nostro Andrija Zizic. Dall'altra parte però anche Quirino De Laurentiis vive una giornata da ricordare, perché i punti sono 9 per questo ragazzone dalla panchina che insomma la segnerà sul calendario questa gara. Intanto ancora Zizic, ancora segno, ultimi 21 secondi per fare bottino per il nostro croato e per prendersi anche il quinto fallo proprio di Quirino De Laurentiis. Zizic credo che sia l'unico giocatore oggi oggettivamente salvabile. Non mi è dispiaciuto per l'albergazione Andre Aus, con tutti i suoi limiti. Sugli altri, Paso, direi che la barca è affondata con tutti sopra. Ventiquattresimo punto con libero aggiuntivo per Andrija Zizic, 7-5-8-3, ma ora si finisce di giocare, ultimi 10 secondi, non attacca più Agrigento. La partita la porta a casa la Fortitudo in bianco-blu con 4 punti in classifica, ora guarda provvisoriamente tutti dall'alto, Forlì di punti ne ha 0 e come dicevamo ha un calendario difficile davanti a sé con la trasferta di Napoli mercoledì e quella di Mantova domenica. Noi ci rivedremo contro Iesi. Io ringrazio Riccardo Romualdi per questa prima telecronaca. Roma, la prossima però la dobbiamo vincere, altrimenti cosa siamo tornati a fare? Speriamo bene, perché qui no, già di perdere non se ne può più. Una buona serata a tutti.